Siamo tornati in diretta Facebook su Gazzetta Regionale, seconda puntata di Divertiamoci, la rubrica social che parlerà dei protagonisti della Serie D Girone G. Siamo in compagnia di Daniele Noman, benvenuto Daniele. Salve a tutti. E allora, cominciamo a parlare come al solito del presente. Il vostro presente è rappresentato chiaramente dall'ultima sfida che avete vinto 3-1 in casa contro il Monterosi. Che partita è stata, Daniele? Sì, dai, diciamo è stata una partita fatta da noi alla grande, insomma, sconto diretto, loro ottima squadra, diciamo che loro erano una squadra costruita per vincere, che già dall'anno scorso tanti giocatori che sono rimasti, quindi abbiamo fatto un grande campionato, noi tre punti importanti, insomma, adesso ci prepariamo bene per la partita di Rieti, che sarà un altro scontro diretto, dove anche loro sono un'ottima squadra, insomma. Ecco, tu sei classe 84, sicuramente hai una grande esperienza, quest'anno sei partito davvero molto forte, 5 reti in 4 partite, come ti stai trovando con l'Alba Longa? No, diciamo molto bene, diciamo qui c'è un progetto insomma buono, il presidente da tanti anni che sta qui, quindi si è creato un bel entusiasmo, insomma, tutti i ragazzi, siamo, la maggior parte siamo tutti nuovi, lasciando perdere Corsetti e Panini che c'erano già dallo scorso anno, e quindi no, bene, dai, mi trovo molto bene, stiamo facendo bene, il campionato è ancora lungo, però siamo contenti di come siamo partiti, insomma. Ecco, ottimo il lavoro appunto da parte di voi giocatori, anche da parte della società e dello staff, quindi in particolare anche il mister Marco Mariotti, l'hai conosciuto quest'anno, che impressioni ti sei fatto? Sì, dai, diciamo che ci ho giocato già contro varie volte quando lui era allenatore alla Nurese. No, molto bene, cioè il mister è molto preparato, è una persona che trasmette tanto entusiasmo, tanta voglia di vincere, quindi sono contento, dai, le cose stanno andando bene, sono felice di tutti, della società, del mister, dello staff, dei ragazzi, insomma, si sta creando un bel gruppo e c'è molto entusiasmo, insomma. Allora, più tardi parleremo chiaramente anche in maniera più approfondita di Daniele Noman in termini di uomo, in termini di calciatore. Adesso insieme siamo qui al centro sportivo dell'Alba Longa a Pavona, andiamo a conoscere anche lo spogliatoio dell'Alba Longa. Sì, andiamo, dai. Bomber! Buongiorno! Grazie ragazzi, bocca al lupo! Ho fatto così a prima Galluccio, ma è anche E allora, sicuramente notiamo grande entusiasmo e un bellissimo spogliatoio. Sì, dai, diciamo come ho già detto prima, si è creato tanto entusiasmo, c'è un gruppo di bravi ragazzi, stiamo bene pure al di fuori del campo, quindi sono felice di star qui con questi ragazzi, perché veramente si sta bene. Ecco, andiamo a conoscere meglio appunto il personaggio Daniele Noman. Sì. Una delle domande che si fanno in tanti è perché Daniele Noman non ha un profilo Facebook e non è presente sui social? No, io sono antisocial, sinceramente non è che impazzisco di ciò, insomma, quindi sto bene così, insomma, non mi interessa moltissimo, insomma. Bene, e per quanto riguarda invece la tua carriera, sì, raccontaci un po', insomma, da dove hai cominciato e poi come è proseguita? Sì, allora, diciamo che i primi calci l'ho tirati lì, perché io sono di Fiumicino, l'ho tirati lì nel Fiumicino, insomma, quindi
iniziato lì. Poi ho avuto un'esperienza all'età di 16 anni che sono andato a Como, che ho fatto lì il settore giovanile, aggregato in prima squadra, insomma, e da lì poi è stato un giro vagare, insomma, che soprattutto nel centro-nord, nel Lazio sono, diciamo, solo gli ultimi due anni, cioè alla Luca Castelli e quest'anno all'Albano che gioco, però la maggior parte della mia carriera si è sempre basata sul nord, piazze come Pavia, Vercelli, Voghera, Mantova, insomma, sempre su. Che differenze hai trovato tra, diciamo, il calcio che si fa al nord e questo appunto nel Lazio? Ma diciamo che la Serie D, sia nel Lazio che al sud, come l'anno scorso a Nocera, come al nord, è sempre un campionato molto competitivo. È normale che al nord il livello tecnico è più alto, ad esempio, rispetto a quello del Lazio. Ad esempio quello del Lazio è molto più agonistico perché sono squadre sarde, dove la mettono, quando vai da loro è sempre dura vincere. Poi quest'anno il campionato secondo me è molto livellato. Ci sono molte squadre che hanno fatto molte belle squadre, come ad esempio lo stesso Latina, Rieti, Monterosi, Cassino, Latte Dolce, Nurese, cioè, quindi lo stesso Fiumicino. Diciamo che ci sono molte squadre dove il livello è molto alto e quindi quest'anno è molto competitivo come campionato. Ecco, cominciano ad arrivare i primi commenti in diretta, facciamoci una risata. Daniele Rigoni, che immagino tu lo... Sì, lo conosco. Volevo sapere se a casa fa le lavatrici, che la fidanzata si lamenta sempre. Ciao, sono lavoratore pure a casa, dai. Ecco, tornando invece a parlare appunto di calcio, le tue migliori stagioni, hai superato le 20 reti in campionato, quest'anno, come dicevamo prima, sei partito molto forte, qual è il tuo obiettivo? Ma il mio obiettivo principalmente è far bene per Alba Longa. È normale che i risultati sono la cosa più importante, quindi speriamo di continuare così e poi è normale, personalmente penso sempre a migliorarmi giorno dopo giorno e far sì che di regalarmi altre gioie, pure che ormai ho un'età, insomma, un po' avanzata rispetto a sti giovanotti, insomma, che girano in questi campionati, insomma. Ecco, tu ne hai viste appunto tante sicuramente. Dove pensi onestamente che in un girone così livellato possa arrivare l'Alba Longa? Ma in questo momento non si può giudicare perché il campionato è appena iniziato. Ci sono squadre ad esempio come il Monterosi che in questo momento stanno in difficoltà, però allo stesso tempo penso che il Monterosi sarà una squadra dove alla lunga arriverà a combattere per qualcosa di importante. Quindi in questo momento non possiamo dire dove possiamo arrivare, però allo stesso tempo bisogna continuare così, non adagiarci e lavorare al massimo per fare il meglio possibile, insomma. Qual è un calciatore a livello professionistico che ti piace particolarmente, chiaramente nel tuo ruolo, a cui magari ti ispiri? Beh, ispirarmi è un parolone, però è normale, per me il mio idolo è Ibrahimovic, quindi sinceramente un giocatore completo, un giocatore... Dove va, vince campionati, quindi a livello internazionale è lui, insomma. Però è normale che in queste categorie tra me e lui ci passa l'abisso, però sono felice di quello che ho fatto, insomma, e spero di continuare così. Sei tifoso di qualche squadra in particolar modo? Sì, sono romanista, questo è un ottimo. Sono contento per la vittoria di ieri, anche se un po' sofferta, però dai, sono contento. Speriamo di far bene in Champions. Ecco, parlando appunto, insomma, della Roma, l'anno scorso c'era Spalletti, quest'anno Di Francesco, cosa vuol dire dover ricominciare tutto con un allenatore sicuramente nuovo, un tipo di lavoro nuovo, per i calciatori intendo? Diciamo che non è semplice, anche se la Roma ha cambiato veramente l'ossatura, diciamo la stessa dell'anno scorso, però il completamente modulo completamente diverso, è normale che ci vuole un po' di tempo per assimilare e questi meccanismi nuovi, però penso che la Roma, sia Di Francesco, è un ottimo allenatore, sta gestendo bene le pressioni perché Roma è una piazza un po' difficile, insomma, complicata, e penso che farà molto bene con la Roma, insomma. Ecco, noi di Gazzetta Regionale teniamo moltissimo al discorso del fair play, sì, contro appunto la violenza nei campi. Questa rubrica nasce proprio per farsi, insomma, due risate all'interno di tutte le società, sì, di Serie D. Cosa pensi tu di questo tema e quanto reputi importante il non esasperare i toni sia in campo che sugli spalti? Sì, diciamo che è fondamentale, è normale che nel calcio i tre punti sono sempre importanti, allo stesso tempo si possono creare delle problematiche, delle situazioni, però dopo la partita finisce lì e quindi l'importante è che noi diamo l'esempio a tutti i ragazzi più giovani che stanno iniziando a calcare i primi calci e essere noi, diciamo, sempre i protagonisti, ma allo stesso tempo essere di esempio, insomma, a questi
ragazzi che iniziano a calcare determinati calci, insomma. Ecco, domenica appunto l'hai preannunciato prima, sicuramente una partita, un altro big match, un match di cartello contro il Rieti, come vi state preparando? No, diciamo, è normale, il Rieti, come ho già detto prima, è una squadra forte, insomma, anche loro hanno costruito una squadra per cercare di vincere il campionato. E sarà una partita come tutte le altre, diciamo, vabbè, è normale che giochiamo in uno stadio importante, quindi noi stiamo preparando come tutte le settimane a dare il massimo e che vinca il migliore, insomma. Speriamo di fare un'ottima partita come abbiamo fatto come quella di Monterosi, insomma. Ecco, chiudiamo. Nella tua carriera appunto hai girato tante squadre, c'è qualche squadra che ti è rimasta particolarmente nel cuore? Sì, sì, diciamo, ma già lo stesso nel Lazio, vincere un campionato come quello della Luca Castelli è stata una gioia indescrivibile. Poi per me il primo anno che giocavo nel Lazio, dopo vari anni l'ho giocato lontano, è stata una bella soddisfazione. Ad esempio pure lo stesso Percelli, sono andato molto bene, Asti, cioè, diciamo, in ogni posto dove sono stato ho sempre bei ricordi, poi ci sono delle annate che vanno meglio, delle annate che vanno peggio, però sicuramente ha portato molto a crescere a livello sia mentale che calcistico, insomma. Ci sono dei giocatori con cui magari hai mantenuto rapporti umani ancora, sì, che vuoi salutare? Sì, sì, ma ce ne sono molti, ad esempio Poesio, lo stesso Minicleri, Peluso, l'anno scorso all'Aquila, lo stesso Pomante, dai, diciamo tanti giocatori, insomma, dove c'ho un rapporto ancora al di fuori, insomma. Benissimo, e allora ringraziamo Daniele Noman per questa seconda puntata di Divertiamoci. Diamo appuntamento naturalmente a tutti coloro che ci seguono sulla pagina Facebook di Gazzetta Regionale al prossimo giovedì. Grazie Daniele, grazie all'Alba Longa. Grazie a voi, arrivederci. Bravo Dani!